diciamolo subito, nessuno fermerà la musica, non si è fermata nonostante tutto neanche adesso, perché ci siamo inventati un nuovo modo per farla girare, però ci vogliamo stringere attorno a tutti quei lavoratori del mondo dello spettacolo che ieri sono scesi in piazza e anche a quanti avrebbero voluto aderire in un altro modo per far sentire il nostro sostegno a questa grande industria culturale che ci regala emozioni ma interpreta al meglio anche il cambiamento del nostro paese. Anche perché la musica ha veramente, realmente una funzione sociale importantissima. Immaginiamoci questo mondo che ci sta regalando tutte queste brutture, veramente, se non ci fosse stata la musica neanche in questo ultimo anno, no? Sarebbe stato sicuramente ancora più difficile, ancora più duro. Per cui la funzione che ha sempre poi avuto la musica nella nostra società è sempre stata molto molto importante. Per cui rispettiamola e diamolo giusto valore a questo linguaggio, a questa energia che va considerata per quello che è. Soprattutto non tanto gli artisti, si sa, ma come giustamente stavi dicendo tu, no, tutti gli operatori dello spettacolo, che sono veramente tantissimi, si parla di 500.000 famiglie, esatto, no, che non stanno lavorando. Esatto, e allora, speriamo quanto prima. Pensiamo un po' anche a loro, no? Senza nulla togliere a tutto il resto, per carità. Certo, grazie per queste parole, perché insomma tu sei un uomo abituato a stare sul palco e non per niente io mi voglio avvicinare a un pianoforte dove ho messo degli appunti per seguire al meglio questa intervista che è imprevedibile, io te lo dico. Io no, rimani qui. Pure seduto, io ti raggiungo subito. Però il pianoforte, e lo facciamo vedere anche attraverso una fotografia, è stato il primo grande amore della tua vita, no? Chi ti ha regalato questo pianoforte? Beh, questo pianoforte mi è stato regalato dai miei genitori, perché avevano capito che per me la musica era importante, che ancora di più io e la musica eravamo veramente un tutt'uno, perché questo è, no? Questo è il miracolo e il regalo che la vita mi ha fatto. E io già studiavo musica con un altro strumento che era la fisarmonica. Ma perché la fisarmonica? Perché la fisarmonica era lo strumento più accessibile e anche il meno costoso. Mi ricordo sempre quando mia madre mi accompagnò alla prima lezione di solfeggio, che avrò avuto meno di 7 anni, e fu un giorno dimenticabile. Tu pensi che mi accompagnò in bicicletta? Davvero? E io capivo che in quel momento per i miei genitori era comunque un sacrificio, perché dovevo andare a scuola di musica, e dissi a mia madre: guarda, mamma, non ti preoccupare, un giorno ti ricambierò di questi tuoi sacrifici, e fortunatamente è avvenuto. Comunque, hai mantenuto la promessa nel miglior modo possibile, insomma. Beh, sì, sì. E su quel pianoforte sono nate delle canzoni dimenticabili e straordinarie. Beh, lo tengo ancora perché, adesso non voglio neanche fare il calcolo di quanti anni. Io avevo 10 anni, 8-9 anni, forse ancora meno. E lì sono nati i primi successi, è nato Piccola Chetti. Per dire. Tanta voglia di lei e Pensiero su quel pianoforte. 1971 cui... Pensiero, ma sai perché io sono legata alle date, no? Perché le canzoni interpretano anche lo spirito del tempo, quando chi le scrive è veramente in sintonia con quanto sta accadendo. E i Pooh, per chi se lo fosse dimenticato, hanno interpretato il cambiamento in atto nella società. Perché per esempio in questi giorni si sta parlando molto del disegno di legge Zan, che è contro l'omofobia, ma voi nel 76 siete usciti con una canzone che si intitola Pierre, e che è questa, così la facciamo ricordare anche a casa. E arriva subito. Scusami se ti ho riconosciuto, però sotto il trucco gli occhi sono i tuoi. Non ti arrendi a un corpo che non vuoi. Senti. Io ti rispetto.
questa frase che dice Pier, sono grande, sai, ho capito. E questo significa che c'è rispetto e bisogna rispettare le differenze. Io appoggio pienamente, no, questa modifica di legge di Zani, perché in un paese civile come il nostro questo assolutamente è una cosa molto molto importante. Hai fatto bene a precisare, così lo ripetiamo, per quanti non abbiano capito, non è una legge in più, è una modifica ad un articolo, il 604 del Codice Penale, già, che esiste, cioè, già, però estende la tutela a tutti quei soggetti che vengono discriminati non soltanto per la loro religione, non soltanto per la loro etnia. Al di là di ogni differenza. Ma al di là di ogni differenza di genere. Anche le donne vengono maggiormente tutelate, qualunque sia il vostro orientamento sessuale. Ma voi nel 73 siete usciti in anticipo sui tempi, anche con un'altra canzone, se non sbaglio, che è Lei e Lei. Esatto, nell'album Parsifal si parlava di questo rapporto omosessuale fra due donne. Due donne. Due donne. E devo dire che, beh, insomma, Valerio Negrini è stato per noi un grandissimo poeta e aveva queste intuizioni enormi, grazie veramente alla sua sensibilità. Ma il pubblico... E nel 73 devo dire che parlare in un brano, in una canzone di omosessualità fra due donne era veramente cirillico, era una cosa quasi incomprensibile. Però devo dire che a distanza di tempo sono veramente molto contento che i Pooh abbiano avvertito, ripeto, grazie a Valerio Negrini, no, questo problema, no, che si chiama poi, come dicevo prima, rispetto. Rispetto, sì, ma anche di cambiamento, no? Allora mi chiedo se il vostro pubblico vi apprezzava, se avete ricevuto delle critiche o se invece avete anticipato la politica semplicemente prendendo atto e cantando, mettendo in musica un cambiamento che effettivamente già c'era. Ma devo dire che noi abbiamo un pubblico veramente molto molto speciale. E lo è grazie anche a questo. Ci sono chiaramente, prima Pierre, quando uscì nel 76, non dico che passò inosservato, ma quasi. Poi invece nel tempo è diventato un nostro vero classico, che hanno stato veramente capito, sì, apprezzato. Amato, cantato, come un altro che sto per anticiparti e che per me... Lo dico da juventina, capite? Lui ha vinto oggi, lui è dell'Atalanta. Ha vinto 1-0 l'Atalanta contro la Juve, che ha un significato enorme questo... noi due in questo momento. Allora, ci sono dei giorni felici, ci sono invece dei giorni un po' meno felici, no? Questo devo dire che per gli atalantini, per i tifosi dell'Atalanta... E per tutta la città che è un di giorno particolarmente felice. Mi dispiace per gli juventini, che sono tra l'altro tantissimi. Anche tu sei juventina? Caro, sì. Però ti posso dire che sono orgogliosa dell'Atalanta in Champions. Ti manderò questa sera un mazzo di rose. Va bene. Robby, ascolta, c'è una canzone che per me ha un valore enorme, un significato particolare, no? E che non ha nulla a che vedere con ciò di cui si parla, che è appunto Tanta voglia di lei, che tu hai già citato anche prima. L'ascoltiamo, Fabrizio, che è meravigliosa. E non dici una parola. Sei più piccola che mai. In silenzio morderai le lenzuola. So che non perdonerai. Questo è un brano che mi piace perché qui l'uomo è a nudo, no? Che ammette di aver sbagliato e prende con grande coraggio, no? questo suo rimorso anche, mm-hmm, e decide di andarsene. Sembra, no, può sembrare uno di quegli uomini un po' così, ma non è facile. A me piace il carattere
che per carità si può sbagliare nella vita, ma infatti... però ammettere i propri errori e dice ok, mi dispiace, ti chiedo scusa, ma il mio posto non è qui, è là. E poi attenzione, nel 1971, poi questo brano tra l'altro è stato fatto nel 70, ha avuto una storia anche particolare, devo anche aggiungere che è tutto quello che è accaduto, perché noi dopo 5 anni di... ci fu nel 68 Piccola Chetti, sì, però non abbiamo avuto poi la capacità di riconfermare questo successo, per cui nel 70 noi eravamo profondamente in crisi, abbiamo forse rischiato anche di scioglierci, come accadeva, no, in quegli anni, in tutti i gruppi che nascevano, migliaia di gruppi, no, che nascevano tutti i giorni, si scioglievano, poi si rimettevano insieme. Era in parte facile, però era anche molto molto difficile riuscire a comunque ad arrivare al successo in mezzo a, quel, veramente migliaia di gruppi. E la voglio raccontare perché fu una telefonata determinante per la nostra storia. Io ero a casa mia, abitavo ancora con i miei, in quel momento, in quei momenti lì di profonda crisi, arrivò una telefonata e rispose mia madre, mi dice guarda c'è un certo Lucariello che ti sta cercando. Beh, io non sapevo neanche chi fosse, vabbè adesso stringo, questo sono Lucariello, e disse io vi ho ascoltato tempo fa al Vum Vum di Roma, che era un po' la risposta al Piper, era un locale molto importante, e promisi a me stesso che se avessi fatto il produttore, il primo artista eravate voi. Questa telefonata è appunto per questo. E vediamoci subito domani, siamo visti, e grazie a lui abbiamo firmato veramente il contratto della nostra vita con la CBS, che era in pancia alla CGD, che era la casa discografica numero uno, e poi lì nacque il primo album, Opera Prima, con tanta voglia di lei e pensiero. Ma grazie a questa telefonata, perché... E a questa intuizione. Se non ci fosse stata questa... Non lo so, no? Cosa Ora, sarebbe successo? In questo testo tu dici c'è un uomo che dice la verità, chiede scusa, ha sbagliato, e io lo trovo meraviglioso. Si può perdonare quando c'è la verità e non ci si racconta. Però è anche un uomo che rinuncia all'amante per tornare dall'amata compagna. Ora, in generale, quando si parla d'amore bisogna sempre camminare sulle uova, io ci metto sempre molta delicatezza, ma tu per amore hai fatto delle rinunce di cui sei fiero e orgoglioso? Per amore? Sì. Beh, io, il mio amore più grande è la musica, perché l'ho sempre avuto con me, no? E le rinunce più grandi io le ho fatte e di conseguenza la musica. Ho rinunciato ad esempio anche a non esserci come papà il primo giorno di scuola per i miei figli, e la prima volta che magari hanno pronunciato papà non ero a casa, ecco sicuramente tantissime rinunce che hanno pesato, no, psicologicamente, però questo richiamo alla musica devo dire che è, l'ho sempre detto, è veramente la droga più pesante quando ti entra dentro, non esce più e pretende. È un amore travolgente. Però se dai, ti dà poi molte volte anche tanto, tanto, tanto di più. Grazie Roby. Un'altra canzone che abbiamo citato è Pensiero, ma io te la voglio chiamare soltanto all'occhio dopo aver giocato con te, perché tu hai ammesso adesso che la musica è il tuo più grande amore e ha accompagnato tutta la tua vita, eccetera. E proprio per questo non ci sono mai stati tanti titoli scandalistici o comunque che abbiano fatto discutere, eccetera. Oggi noi ti diamo questa splendida opportunità di completare dei titoli. Scandalizzaci tu. Completali, la grafica potrà andare da questa Roby parte. Facchinetti. Roby Facchinetti, due punti. Presto tardi mi vedrete. Fare che cosa? Presto tardi? Mi vedrete. Ah, beh, sì. Ma diciamo che ho un progetto molto, molto importante che ho completato con Stefano Dorazio.
E la missione mia più importante, devo dire anche per Tiziana, la moglie di Stefano, e anche per tutti i compagni di viaggio, di questo viaggio straordinario che abbiamo incontrato, che si sono innamorati di questo progetto musicale, che è un'opera dal titolo Parsifal. Tutto parte dal nostro Parsifal dei Pooh del 73, e che durava, era una suite musicale che durava 12 minuti. Adesso, grazie anche a Stefano, questo Parsifal dura 2 ore, verrà rappresentato in un modo nuovo, rivoluzionario, e anche per questa cosa, devo dire, mi piace molto, e la speranza, credimi, è di poterlo portare sul palcoscenico prima possibile, soprattutto per Stefano, perché ci teneva veramente tantissimo e ha fatto dei testi, ancora una volta, straordinari, e sotto certi aspetti devo dire che anche qui ha superato se stesso. Che bello, non vediamo l'ora. Grazie. E grazie a Stefano, con il quale fra l'altro avete scritto Rinascerò, rinascerai, un sì, inno. Poi vabbè, abbiamo fatto questa cosa insieme che è arrivato veramente in tutto il mondo e che non... nessuno mai pensava che avesse quel brano, quella forza. E qui, a proposito della musica, la forza della musica, no? Questo è un brano che al di là delle lingue è arrivato in ogni angolo del mondo. E non possiamo che essere felicissimi, perché questo è un brano che trasmette fiducia e soprattutto è un grande inno alla vita, che in questo momento ne abbiamo veramente tanto bisogno. Usciva un anno fa, esatto, più o meno in questi giorni. Prossimo titolo lo anticipiamo con il filmato che ci porta a cantare ancora una volta tutti insieme questa canzone, Pensiero. Il titolo, Roby Facchinetti, 2 punti, il mio primo e ultimo pensiero della giornata va a... Al fatto che io andrò a vivere un nuovo giorno che nessun re, nessun papa, nessun uomo da quando esiste il mondo ha mai vissuto. Tu pensa che fortuna, no? Abbiamo. Ma non solo per le giornate, per gli attimi, no? Gli attimi sono, anche gli attimi, sai quante cose possono accadere, no? Anche in un solo attimo. Cose anche importanti della nostra vita, tutto può essere importante. Dai molto valore al tempo? Beh, insomma, il tempo è quello che ci permette di vivere la vita, di vivere le esperienze della vita, di vivere le gioie, anche momenti meno belli, ed è giusto che sia così, perché sarebbe altrimenti una noia mortale, no? Anzi, le difficoltà sono fatte anche per essere superate, tutto può. Poi ho anche, devo dire, ho capito che le cose importanti della vita sono veramente molto, molto poche, no? Se levi quelle di 1 o 2, forse, non di più, tutto il resto è polvere. Tutto il resto è polvere. Andiamo avanti con il prossimo titolo da completare. Roby Facchinetti, 2 punti. Solo adesso mi rendo conto che mi manca... Beh, questa è una bella domanda, Così, su due piedi. No, un po' d'acqua, perché prego. La gola completamente rialza.
non sto parlando troppo. No, no, non è per metterti in difficoltà, ci mancherebbe. Magari ti manca il tuo pubblico, magari ti manca la possibilità di esibirti, magari ti manca invece qualcuno che non vedi da tempo, perché questo Covid ci ha costretto a delle distanze. Se vogliamo entrare... mi mancano gli abbracci, i baci, di rivedere i miei figli, i miei nipoti, tutte le volte che sento il bisogno, sentiamo il bisogno di rivederci. Adesso tutte queste limitazioni, è chiaro che ci mancano, anzi ci rendiamo conto che sono anche queste le cose molto molto importanti, che prima invece davamo assolutamente per scontato, no? Un abbraccio. No, poi io sono molto fisico, no? Quegli abbracci belli stretti, ma quelli che verità, durano anche tanto. Ma no? Non ti manca per esempio partire per un concerto, per non so, scrivere il prossimo album e stare 5 mesi lontano da casa, nascosti in un'isola delle Antille? Perché questo voi lo avete fatto come pure. Beh, l'abbiamo fatto e moltissime volte, o per incidere siamo andati... per 2 volte a incidere, la prima volta nei Caraibi, la seconda volta nelle Hawaii. Ed era perché era di moda, no? Comunque evadere. Abbiamo fatto, vissuto anche queste esperienze, sono esperienze straordinarie. Anche perché se vai da turista, vabbè, non vivi la realtà del popolo o del posto, no? Se invece vai per lavoro, che hai il contatto diretto con le persone del popolo, acquisisci poi gli usi e i costumi. Devo dire una cosa bellissima a Montserrat, che era adesso non lo so perché sono passati veramente tantissimi anni, che non era assolutamente toccata a livello turistico, e lì il 90%, forse anche di più, degli abitanti dell'isola, come vivevano? Innanzitutto non c'era l'orologio. Ah, certo. La giornata... ci vediamo domani mattina, corro alle 10. Alle 10? Alle 10 che cos'è? Cos'è, no? Le 10? No. Sì, col sole, si sveglia col sole. Mattina, pomeriggio e sera, quest'ora. Okay. Ma la cosa che mi ha messo, non solo me, in crisi, noi tutti i Poo, è che comunque era un'isola di poverissimi, ma veramente poveri. Vivevano in questa baracca con un fazzolettino di terra, con una capra o una mucca, e finito. Loro in questo modo avevano risolto il problema. Ma la cosa che ci ha colpiti e mi ha messo letteralmente in crisi, che loro erano poverissimi, non avevano nulla ed erano felici. E allora lì ho detto, ma c'è qualcosa che non va. Forse la felicità sta nel non possesso, perché anche questo è vero, perché molte volte noi, cioè il possedere qualcosa diventa una non dipendenza. Sempre sinonimo di felicità. È così. E lì devo dire che sono che andato abbastanza in crisi. Che album è nato lì? Ti ricordi che album è nato, che canzone è nata in quel periodo lì, in quel soggiorno? È dell'83. 1983. Per cui parliamo di... qualche anno fa, l'altro ieri, il prossimo titolo però lo anticipiamo con un filmato. Non serve mai guardarsi indietro, il mondo è fuori da questo vetro, e in ogni uomo semplice basta un cuore che batte a 600. Beh, è stata una bella esperienza anche questa, no? Perché condividere certe esperienze come questa, perché la visto Sanremo si sa, no? Che comunque qualcosa di veramente molto 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 forte. Ed è questa cosa che mi ha spinto di decidere poi di fare Sanremo con Francesco. Ed è stata veramente una bellissima esperienza, perché... sono uscite anche delle sfaccettature che non conoscevo. Tipo?
Il tuo figlio? Beh, ad esempio, quando alla fine dissero che eravamo arrivati all'ottavo posto, che io da subito avevo detto, guarda Franci, vai tranquillo che andremo a Sanremo, dobbiamo divertirci, non lo vinceremo mai, arriveremo all'ottavo posto, anche perché l'otto è il mio numero fortunato e anche il tuo numero fortunato. E poi, ma qual è la cosa bella? Che chiaramente quando scendiamo dal palco, ok, ottavi, io ero così, non triste, dispiaciuto per lui, perché lui ci teneva. E beh, Franci aveva capito che io ero un po' così, andammo in camerino e lui fece il buffone per farmi sorridere per mezz'ora. Ecco, questo è. Che bello. Bellissimo. Bellissimo. Francesco ci fa molto ridere quando parla di te e sul web accadono cose, non tocchiamo questo tasto, ma ne tocchiamo un altro, perché il titolo che ti volevo far completare era questo, ai miei figli non ho ancora detto che... Ma non ho ancora detto che... perché loro mi chiamano, e soprattutto in questi ultimi mesi, papà come stai? Papà come stai? Cioè, sto bene. Allora voi dite, sto benissimo, e il vostro papà è un uomo felice. Ok, così si tranquillizzano. È molto importante quando non ci si può vedere, non ci si può toccare. Grazie, Roby. Con Francesco avete fatto un'altra esperienza di talent scout, era The Voice. Beh sì, ma anche quella devo dire che è stata bellissima. Vero? Bellissima anche perché ci siamo poi trovati che dovevamo giudicare e tempo reale dovevamo condividere, no? E non sempre eravamo d'accordo. Ma già non è facile quel gioco. No. Poi condividere. No? Di spalle. Eh sì. Allora, ti piace? Sì, no, è fortissimo. No, o viceversa, no? E per cui... ti sentiresti di rifarlo qui con me? Cioè, facciamo una cosa, tu lì hai due palette. Senza Franci, dovrei farlo da solo. Va bene. Tu e lì hai due palette, possiamo due mostrare palette? Alla telecamera, in cosa una c'è scritto stop e l'altra c'è scritto go. Va bene. Tu rimani così, alle tue spalle c'è il nostro LED wall, sul LED andrà un video, filmato, dove qualcuno prova a cantare, prova a iniziare questa esperienza. Non mettetemi in crisi. No, non ti preoccupare. A disagio, non voglio... Non ti preoccupare. No. Qualcuno di loro nella vita effettivamente poi quel tipo di strada l'ha fatta, qualcun altro no. Ok, noi ti facciamo sentire l'inizio del brano. Okay. Tu con la paletta dici sì, start, scusami, vabbè, stop and go. Stop. O stop o go. Oppure go. Azzurra, ok. Hai visto i riflessi? Ma sei bravissimo. Caduta per terra. No, ho avuto fortuna. Ok, ci stai? Ci divertiamo. Ci sono. Un gioco anche questo. Va bene. Andiamo con il primo filmato, Fabri. Perché non so stop? Chi sia. Non so che. No, perché mi è bastato. Sì, no? sì. E la voce non mi ha fatto impazzire. Non so se stiamo parlando. Secondo te questa persona è meglio che non intraprenda la carriera di cantante? Se devo giudicare, sì, in questo momento mi trovo a The Voice. Se devo giudicare, il mio giudizio non è il massimo. E hai fatto bene, perché lei è Alba Parietti, che effettivamente Però attenzione, perché lei ama molto, come tutti, ama molto la musica. Sì. E il fatto che non sia una grande cantante, ha fatto benissimo a smettere, questo secondo me gli pesa molto. Ah sì? Sì. Glielo chiederemo ad Alba. Perché non sto parlando di Alba, per esperienza non c'è peggior stonato che ami cantare, ma alla follia, Guarda, cioè, lo so, in casa mia è pieno di stonati, vedi? Che però si divertono da matti. Vedi, certo.
E fanno perché bene. Non se vogliono convincere. Ascoltiamo il prossimo filmato, vediamo di chi si tratta. Tu naturalmente concentrati. Questa mi sembra una voce conosciuta. Però cos'è che non ti convince? Non è male come voce, però... non so chi sia, però la voce è interessante. E se non ha continuato a cantare, ha fatto male. E infatti ha continuato, è diventato un big, nel frattempo la sua voce è cambiata, lui è Zucchero Fornaciari! Vabbè, irriconoscibile, eh? Irriconoscibile. Era un ragazzino. Però si sentiva che c'era un'anima speciale. Regia, non andare alla fine, aspetta un attimo, vammi al numero 3, perché ci tengo a farlo questo. Vediamo. Mi stai mettendo in difficoltà? No, sei bravissimo. Sei bravissimo, sono sicuro che te la caverai alla grande. Vai al numero 3 e vai col prossimo filmato. Facciamo il volume. Volume top. One, two, save us. Her body shines into the dark. She flies high in the sky, catching the wind. Love. Stop! Hai detto stop, perché? Stop. Allora, questa voce non mi piace. E se ha continuato e ha avuto successo, beh, possono accadere anche dei miracoli, eh? Chi è? Se invece non ha continuato... Se non ha continuato, magari ha fatto un altro mestiere e si è realizzato... Ed è magari proprio andata così, perché lui è Carlo Conti. Beh, insomma... No, ha fatto benissimo. Ha fatto benissimo. Ha fatto benissimo. Grande Carlo. Ha fatto benissimo. Concentrati, c'è l'ultimo filmato per te. Mi stai guardando con due occhi che non mi promettono niente di buono. Invece sì. Okay. Ascoltiamo Fabri. Ok. Sono io quello che ti vuole bene. Non potrai liberarti mai di me. Fosse solo nel via vai di una canzone, dimmi che potrò abitare dentro te. Io ti ho messo sopra il fuoco tutto il cuore, mi son fatto male, male mi farò, ma la mia vita... Robby, un musicista, un autore, un cantante come te, un interprete del tempo come te, alla luce di questi 80 milioni di dischi venduti, di oltre 3.500 concerti e di tutto questo popolo che ama te e ama i Pooh, cosa lascia di sé? Beh, insomma, ognuno si augura di lasciare, no, nel cuore degli altri la parte migliore che abbiamo. Questo è quello che mi auguro. Questo brano, vedi, cosa lascio di me? Perché noi siamo sempre mediamente preoccupati degli altri, no? Contro terzi. Mi piace quella persona perché ogni volta che la incontro imparo sempre qualcosa, mi lascia sempre qualcosa di importante. Tu sei la mia moglie, che è la donna della mia vita. Io cerco di lasciare, no, quella parte più bella di me. Vorrei anche sapere, no, che realmente dove abito dentro di lei, che cosa accade. Cosa, no? Sei per lei. E questo processo, devo dire che noi non lo facciamo molto spesso. Ci preoccupiamo per gli altri, di quello che cosa gli altri lasciano ci danno. Noi, ma che cosa lasciamo noi nel cuore degli altri, questo un po' meno. E io credo che se tutti, ma devo dire tutti, facessimo questo, vivremmo sicuramente in un mondo migliore. Grazie Robby Facchinetti, grazie. Grazie a te, alla tua grande storia. Grazie Robby Facchinetti. Grazie.
Grazie.